L'approvazione al Senato del decreto sblocca cantieri fa registrare qualche passo in avanti sulla ricostruzione, ma è molto lontano dalle aspettative che il Premier Conte e il sottosegretario Crimi aveva generato. E di questo pensiero il presidente della Regione Abruzzo, Marco Massiglio, della stessa linea anche il sindaco di Teramo, D'Alberto, che dopo la mobilitazione organizzata con i sindaci delle quattro regioni del cratere sismico, chiede di accelerare tutto l'iter e di dare risposte concrete. La valutazione complessiva non porta sicuramente a un risultato soddisfacente. C'è ancora tempo a disposizione per il dibattito alla Camera, che chiediamo al Governo di non strozzare con la presentazione della questione di fiducia. Ci sono ancora margini per inserire alcune norme. Se proprio non si dovesse inserire tutto, inseriamo almeno quelle norme che non pesano sul bilancio, che non costano, come si dice, perché lì non c'è alcuna motivazione, alcuna scusa per non portarle ad approvazione. Noi comunque continuiamo a chiedere il potenziamento del personale, che è fondamentale per sbloccare la ricostruzione. Al momento la risposta è insoddisfacente, prendiamo atto dell'impegno, però chiederemo molto di più, ma lo chiediamo non, ripeto, come sindaci, lo chiediamo per i nostri cittadini, per le nostre popolazioni, perché sappiamo quello di cui abbiamo bisogno per poter raggiungere l'obiettivo. Il sottosegretario ha partecipato ad incontri sul territorio per acquisire informazioni e per ascoltare il territorio stesso, quindi a tutti gli elementi per poter sostenere l'azione del governo. Ecco, chiediamo a tutti i nostri parlamentari, nuovamente, di qualsiasi parte politica e geografica, di stringersi intorno ai territori e portare ad approvazione gli emendamenti che i sindaci tutti insieme chiedono.